Ragazzi, prima che cominci il video, volevo dirvi una piccola cosa che potrebbe ribaltare completamente la situazione, a parte gli scherzi. Spero che questa roleplay vi piaccia un sacco perché è una roleplay molto carina e simpatica, mi è venuta in mente, grazie a cartoni morti che io rubo il materiale, ma quelli sono dettagli. Volevo dire che ringrazio molto MasterFuchs per aver fatto la intro, un'altra intro del canale. Tranquilli, non userò sempre quella, userò, alternerò un po', userò quella che mi ha fatto Zate. Mi manca Zate. E quella che mi ha fatto ovviamente MasterFuchs, vi lascerò il suo link del suo canale YouTube in descrizione, anche del suo Telegram, se avete una intro da lui, e anche il suo Twitter a questo punto, cioè mettiamo giù tutti i social, d'accordo? E niente, detto questo, noi ci vediamo nel video, ciao ragazzi! Hey. Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro Borghese e oggi giudicheremo il server di Hypixel. Giudicheremo Hypixel in base alla location, al menu, al servizio e al conto. E poi alla fine avremo un cliente di Hypixel che potrà confermare questi voti oppure ribaltare completamente la situazione. Allora ragazzi, cosa possiamo dire? Iniziamo. Allora, location. Questa Hypixel ha diverse location. Allora, la location principale deve essere quella principale, ovviamente. Premendo hub andremo nella location principale di Hypixel. Allora, si presenta come una location molto bella, con tanti stendardi. Proprio si spammano in continuazione, ragazzi. Ci sta, è il loro server, ci sta. Ci sono molte case fatte bene, decorate bene. Chi cazzo rompe su TS? Sì. Foto 10. Tranquillo. Dicevo, le case sono fatte molto bene, molto dettagliate. Ci sta. Poi, cosa ancora più importante, ci sono tutti gli omini che, se cliccati, ti permetteranno di andare in una delle differenti modalità, andando nella propria lobby del proprio minigame. Questa cosa ci sta. Infatti ho messo come voto 10. Allora, adesso passiamo al menu. Allora, utilizzando la nostra magica bussola, perché nel lab con quelle cose è un po' difficile da fare, però non importa, potrete vedere tutte le modalità che offre questo server. Allora, abbiamo le Skywars, Arcade Game, TNT Game, Player Up. One Eternity Later. Adesso proveremo le modalità. Ho sbagliato. Queste sono le lobby, perché potrete avere più lobby visto che c'è tanta gente. Proveremo le modalità Skywars, Bedwars e Duels. Perché ho sentito dire che le modalità tipo WKC oppure Mega Duels durano un sacco e quindi non voglio far durare video tanto tempo. Anche se 10 minuti ci stanno abbastanza. Beh, direi di iniziare con le Bedwars visto che siamo qui. Proviamo a fare le Bedwars 4v4 perché sono le più veloci. Allora, come potete vedere, apriamo in una lobby molto bella, ci sta. Il game è iniziato da poco, quindi i tempi di caricamento sono abbastanza veloci, forse un po' troppo, ma qua non credo che ci sta. Ci sta, lo so, ci sta. Il game è fatto molto bene. C'è questa specie di fornace che ti dà i materiali, che ti permette di comprare roba attraverso questo uomo strano. Non voglio dire altro. L'output di questa modalità è tramite tutti gli aggeggini che hai, che ottieni comprando con questi, diciamo, monete, non so come definirle, è rompere il letto degli altri avversari. E come andiamo, dobbiamo utilizzare ovviamente i blocchi per fare qualche bel ponticello. La cosa ci sta abbastanza. Ragazzi, abbiamo il primo player di oggi. Uno è morto. Un altro è morto. E alla fine, ragazzi, sono morto. Purtroppo, vabbè. Ho cercato... Ah, ne ho killato un altro. Ci sta. Upsi. Ho rotto il letto dei yellow. La cosa ci sta abbastanza. Ci sta. Ci sta. Bene, ragazzi. Abbiamo fatto fuori due yellow. Manca il terzo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ragazzi, questo Bedwars ci sta abbastanza. Voto 10.
Adesso passiamo alla modalità. Un'altra modalità, ovvero le skypers. Allora, le mappe sono molto differenti tra di loro e infatti possono essere soggette a vari cambiamenti, ragazzi. Ci sono molte mappe in cui il rush potrebbe essere contato e altre mappe in cui è scontato andare al centro. Dipende un po' dal momento del player e da come è strutturata la mappa, ragazzi. La cosa ci sta più che abbastanza. Bene, vediamo. Allora, siamo vicini a un bel playerozzo che ovviamente lascerò perché sono un player molto molto furbo. Sì. Ucci, sempre tanti player, ucci, accidenti ragazzi. Volevi! Direi di prenderci anche queste chest e direi che possiamo portarci anche la vittoria completamente a casa. Abbiamo anche una canna campista con knockback. Questa cosa non mi piace molto, dato che... La cosa che non mi piace molto di questi Skywars è il fatto che ci siano un sacco di cheater, però quelli sono solo piccoli dettagli. Accidenti ragazzi, nell'inizio si inizia molto bene, abbiamo un sacco di armature e kit molto potenti, ovviamente dato dal nome Insane. Comunque, devo ammettere che sono delle modalità abbastanza carine queste. Sono fatte per lo più per gente che vuole armature molto potenti e vuole un minimo. Accidenti ragazzi, questo player ci ha letteralmente steso con un bel kit. Perché ragazzi, come potete sapere, queste Skywars hanno un sacco di molti kit che possono essere, diciamo, molto utili. Ad esempio io, come avete visto, ho utilizzato il kit Ecologist, che è molto rapido, ti permette di raccogliere chest molto in fretta e di andare molto in fretta al centro. Ad esempio il kit che ho usato col player, se non vado errato, è il kit che ti dà un creeper caricato. È molto utile se vuoi uccidere i player con estrema facilità. Questi kit mi piacciono un sacco, la cosa ci sta. Bene, ora proviamo la modalità Teams Normal. E l'insane non la proviamo, dato che sarebbe più o meno la stessa cosa, ma con gli item fatti meglio. Abbiamo qua il nostro fantastico partner. Qua cambio kit, prendo l'armor. Semplicissimamente per il fatto che i player potrebbero non averlo, anche se in questo caso sono completamente sbagliato. Il punto è un altro. Se il player avesse avuto un altro kit o qualcosa del genere, comunque siamo qua al centro e la roba è più o meno come al solito. Sempre la solita roba. Però devo ammettere che ci sta abbastanza. Qua abbiamo ad esempio un arco power 1. Poi abbiamo un player che cerca di costruire con dei blocchi in modo abbastanza strano. Però l'abbiamo ucciso abbastanza facilmente. E la cosa ci sta più che abbastanza. Ah, io ero dimenticato anche di dirvi un'altra cosa ragazzi. In queste Skywars ci sono anche cose chiamate perk, che sarebbero delle abilità che vi consentono di agevolare il gioco. I perk costano soldi e si possono gestire tramite il menu. Comunque ragazzi, a parte aver fatto un Katniss che sicuramente manderò a Jake. Devo ammettere che queste Skywars sono molto interessanti. D'accordo, me la sono presa un po' troppo alla leggera. Comunque devo ammettere che queste Skywars ci stanno più che abbastanza. Voto 10. Secondo me le duels sarebbero un po' la stessa cosa di ogni singolo server, ovvero quello in cui devi fare i duelli, quindi non sarò qua a giudicarle. Allora, come abbiamo detto, il menu ci offre un sacco di modalità molto belle e stuzzicanti, e le più votate sembrano davvero delle belle modalità. Quindi, do come voto 9, non do 10, per il semplicissimo fatto che il ping potrebbe agevolare tanto i player e il problema cheater, ma quello è comune in ogni server, quindi non è molto pesante. Bene. Il conto. Beh, come conto non c'è da spendere più di tanto. Il server è completamente gratuito e la cosa ci sta più che abbastanza. Ma volendo, se volete acquistare qualche rank o qualche pet molto puccioso grazie ai 1000 gadget di questo server, potete acquistarli direttamente dal sito che vi lascerò qua sotto in descrizione. Comunque grazie, dovete vedere che il server è molto bello, ma adesso tocca al voto di un'altra persona che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione. Bene, adesso chiederò a un mio fido compagno, nonché. Ecco qui ragazzi, il nostro cliente che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione. Adesso signor Mr. Tito, cosa pensa del ristorante Hypixel e delle sue modalità? Allora signore, la location piace. Tuttavia ci sono alcune cose da cambiare, come ad esempio questa zona, la zona ristoratori, l'int, non ci piace. Ristoratori, andrebbe modificata come cosa, non credi signor Alessandro, non credi? Sì signore, vado avanti. La location quindi 8, ci sta. Ok, mi dica del menu, ecco, mi parli del menu. Menu, servizio, il servizio carente, cioè proprio zero, fai schifo, mentre per il menu
ci sta una bella peperonata alla matrice A, perfetta. Un accostamento di sapori ideale, ci sta, ci piace. Conto. Signor Alexis, quanto hai dato al conto di Giovanni? Allora, tra mentre che il server offre tante feature a livello gratuito, ma è possibile aumentare appunto queste feature pagando una somma di denaro in base al rank del server. La cosa per me ci sta più che abbastanza. Secondo lei Tito com'è? Ci piace così, va benissimo. Ci piace. Allora, mi dica, il voto totale del server quanto è, signore? Adesso sto trovando, il voto totale 8, ci piace. Ci sta ragazzi, il mio voto è 9. Il signor Tito ha ribaltato completamente la situazione ed è riuscito ad abbassare il voto del server. Quindi potremmo confermare o ribaltarlo un'altra volta. Esattamente ragazzi. Bene, in base al voto che ho dato io, ovvero 9, e il voto che ha dato lui 8, il risultato ovviamente è la media, ovvero 8,5. Ringraziamo il signor Mr. Tito per aver partecipato cortesemente al video. Dunque ragazzi, detto questo, io concludo quel video, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bellissimo like e se non è creato iscrivetevi al canale. Scrivete qua sotto nei commenti il prossimo server da giudicare e lo giudicheremo come al solito in base a location, menu, servizio e il parere, il conto e il parere di un altro cliente. E niente ragazzi, detto questo, ci vediamo a un prossimo ristorante. Ciao ragazzi! Ciao!